Che cosa sono i processi decisionali? Sono una serie di processi cognitivi che permettono di analizzare differenti alternative e di selezionare l'azione che strategicamente ci appare la più corretta e coerente, anche in base alle diverse circostanze. L'interazione sociale può essere coinvolta nei processi decisionali, più o meno importanti che siano, pertanto è sovente preferibile parlare di social decision making. Il decision making appare strettamente legato con la mentalizzazione, che è la capacità di assumere stati mentali di altre persone, come per esempio desideri, credenze, intenzioni e via dicendo. Il decision making è quindi a tutti gli effetti una funzione esecutiva tra le più elevate. Le basi neurali del decision making sono le regioni ventromediali della corteccia frontale, le regioni orbitofrontali della corteccia frontale. Quindi, come potete vedere, la corteccia frontale è in toto implicata nelle decisioni, quindi nel decision making. Queste aree sono molto importanti per l'elaborazione delle emozioni complesse o prosociali, come per esempio la vergogna o il senso di colpa. Grazie e alla prossima lezione.